Una grande gioia, una grande soddisfazione vincere a casa propria, si dice che non si è mai proprio di patria, ma di Francesco, questa è una grandissima gioia. Portato da Pescarese ha riportato il Pescara in Serie B. Sì, non, è un sogno che si realizza, però è un sogno concreto perché ci ho sempre creduto col lavoro, con la serietà e con un grandissimo gruppo e una società che devo ringraziare perché ha avuto grande fiducia e anche, non dico che ha rischiato qualcosina perché le cose si fanno sempre ponderate, però ha dato fiducia a un allenatore giovane e io li ho ripagati, di questo sono molto felice. Quanto è stato importante chiudere al secondo posto? È stato fondamentale, l'ha dimostrato la partita di oggi, ma al di là del secondo posto io penso che la squadra anche oggi abbia fatto una partita a livello tattico di attenzione, di lettura anche di certe situazioni eccellente. Di questo sono molto contento perché mi hanno seguito fino alla fine. Francesco probabilmente oggi ha fatto felice insieme alla sua squadra un'intera regione. Sì, sì, beh, ma adesso non so se tutti, però Pescara è un po' il fiore all'occhiello di tutto l'Abruzzo e questo fa solo piacere, ma al di là delle gioie o delle felici, io gioisco per le mie vittorie, non per le, magari per le sconfitte altrui, la penso in questa maniera, per quello grande rispetto per il Verona che è venuto qua a giocarsi la partita, però penso che il Pescara nell'arco di 180 minuti abbia dimostrato qualcosina in più. Eusebio, contenta di Pescara? Sì, adesso ci incontreremo in settimana, ma al di là di quello che possa essere, il mio pensiero adesso va solo alla soddisfazione della promozione, poi quel che succederà, succederà, però ne riparleremo in settimana con molta serenità, però come vedete non mi sento Mourinho in questa situazione. Cosa hai pensato i 5 minuti di recupero del secondo tempo? Sereno, tranquillo, perché è giusto che ci siano 5 minuti, si è perso tempo, bisogna essere consapevoli che ci possono stare e noi eravamo pronti anche a questo, eravamo pronti a 120 veramente. Che parole sa descrivere le emozioni provate invece al triplice peso finale? Beh, un po' di confusione generale, il primo che ho abbracciato è Daniele Delicari perché per me è un amico, anche uno di quelli che ha voluto e mi ha spinto ad arrivare ad allenare a questi livelli e con questa squadra, perché se avessimo fatto un passo indietro io non avrei mai dovuto fare l'allenatore, invece trovandomi a vincere un campionato magari mi dà ancora più voglia di continuare questo bellissimo lavoro che dà gioia e soddisfazione, dolori, ma in questo caso grande gioia. Da giocatore ne provate tante di gioia, questa è la prima da allenatore, le differenze, da condottiero? Beh, è diverso, è come se fosse la prima volta, è come se fosse la prima volta perché sei responsabile non solo della tua testa ma sei orientato ad avere a livello di 30-40 teste un po' tutto quello che ci succede attorno, compreso voi giornalisti e tifosi, per quello è sempre più difficile per noi gestire certe situazioni. Parlare di singoli è antipatico, però Ganci ha fatto un gran gol, merito a lui, ma io non parlo mai di singoli, dico che questa squadra, il merito di questa vittoria non va data né a Ganci né a quelli che hanno giocato, ma va data ai giocatori che hanno avuto meno opportunità, che però si sono allenati sempre con grande serietà, e questo va dato atto ai vari Medda, Carboni e quant'altri che hanno avuto meno possibilità, però hanno fatto parte di un gruppo eccezionale. Io l'ho ribadito stamattina prima della partita dicendo loro pochissime parole, ho solo detto che sono orgoglioso di aver allenato questo gruppo. Grande.